Ciao a tutti! Benvenuti o bentornati nel canale Chat e Cupcake. Allora, ieri ho fatto le storie sul mio profilo Instagram, anzi, per chi non ci seguisse già, sia me che Ambra, correte subito su Instagram perché lì siamo molto molto più attive nel corso della giornata rispetto al canale YouTube, dove vi ricordiamo gli appuntamenti del lunedì e del venerdì. Comunque, a parte appunto queste chiacchiere introduttive, ieri appunto ho fatto le storie dove vi chiedevo se aveste preferito vedere il Bookshelf Tour parte 2, un mukbang dove rispondevo alle vostre domandine e avrei lasciato un box domande, oppure 10 motivi, diciamo, per 10 abitudini belle con cui imparare in qualche modo ad amarsi. Niente, soprattutto volevo fare il mukbang, ho detto trovo una bella occasione, mi ordino un bel poke, faccio dei bei pancake, sì, domani lo dico, chiacchiero appunto con tutti voi. Niente, avete voluto il Bookshelf Tour e quindi dalla location avrete capito che sto facendo il mukbang. Avrete capito che sto per iniziare la seconda parte del Bookshelf Tour, anche perché ormai penso che sia passata un mese dalla prima parte che ho fatto. Roberta, non lo so già che sarà eterno, lo so già. Non ti perdere in chiacchiere, per favore, please, e cominciamo. Allora, è inutile che io parto a bomba come l'altra volta, ti faccio vedere un milione di scaffali, so già che chiacchiererò, quindi faccio vedere tutto il secondo scaffale della libreria più grande, che poi siamo un po' sfortunati oggi perché appunto è mezzo, no mezzo vuoto, però sta a metà, e il secondo scaffale della libreria piccola, che anche questo sta a metà. Quindi probabilmente forse andremo avanti, non lo so, vediamo dal tempo perché io vi conosco e parlo troppo. Allora, direi di partire dalla parte, diciamo, più azzurra barra verde Tiffany. Non so se vedete che io mi piace decorare le. Ebbene sì, quando andremo avanti con il mio Bookshelf Tour scoprirete che uso le bustine per nascondere il disordine, perché io sono vergine, ascendente vergine, quindi all'occhio deve essere tutto ordinato, però poi se manca lo spazio le cose devo metterle da qualche parte. Quindi mi piace decorare la libreria con le buste, quello, quell'altro. Oppure, dicevo, nel corso del nostro Bookshelf Tour scopriremo che dietro ai libri si nascondono altri libri. Comunque, in realtà, niente di che, nel senso si nasconde in questo caso la telecamera che utilizzo a volte per i vlog e qualche burro di cacao, così vi faccio vedere tutto, e il tantum verde per la gola perché io soffro terribilmente con la gola. Quindi, scheletri nell'armadio scoperti, andiamo avanti con. Allora, oggi vedremo più dell'altra volta quanto io distruggo le serie pur di mantenere, come si dice, l'ordine del colore, cosa che poi io non ho mai fatto. È da qualche mese che mi sono innamorata di questo modo di sistemare la libreria e quindi ho distrutto le serie. E questa cosa, per tornare ad essere vergine, ascendente vergine, per me è autodistruttiva, perché comunque il cervello sta lì che dici: oddio, l'hai distrutto, oddio, l'hai distrutto, hai distrutto ogni cosa. Comunque, primo libro, Selection, che siamo stati fortunati, il primo libro della serie appunto di Selection, che è un distopico molto 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 carino, dove parla, se vogliamo, è un po' un Uomini e donne distopico, che assomiglia tanto, e chi se lo ricorderà mai, a un libro. No! Solitamente c'è Ambra in diretta che mi aiuta. Un libro appunto italiano, poi casomai ve lo lascio qui il nome, è praticamente identico, solo che quello è ambientato ai giorni nostri, mentre Selection appunto è distopico, quindi in un futuro improbabile, dove ci sta la protagonista di turno. Classico cliché dove è la protagonista che si riscopre ad avere un destino segnato, che deve affrontare questa gara con altre fanciulle per conquistare il principe. Quindi, se vogliamo, in realtà è anche una sorta un po' di Cenerentola, perché il principe cerca moglie e queste gare e queste fanciulle si dovranno appunto tutte affrontare tra di loro con questi vestiti. Le copertine sono molto indicative perché nei libri effettivamente ci sono anche questi cambi outfit che te li immagini tutti in questi. L'autrice è molto molto brava. La me adolescente amò questa serie, se vedete, infatti è anche un po' vecchiotta perché io ho proprio la prima edizione con la copertina rigida, quindi
quanto ne vado orgogliosa. Mi manca in realtà l'ultimo, perché se non sbaglio sono usciti 4 e mi manca l'ultimissimo. Spero di poterlo recuperare in rigida, e molto molto bello, lo vorrei rileggere in realtà. Poi, per il mio amore, chi mi conosce sa, io sono innamorata e sono convinta che prima o poi lo sposerò. Jayaman, se mai guarderai questo video, questa è una proposta proprio di matrimonio, accettala, ti prego. Ho comprato per, appunto, mi piace vedere le serie turche, comunque, mo, a parte gli scherzi, non solo quelli di Jayaman, ci sta Love is in the Air, che è bellissima, Senjal Capini, perché io l'ho vista in realtà sia sì, ok, in italiano, ma prima ancora in turco con i sottotitoli, e quindi ho comprato l'unico libro, no, in realtà quello di Love is in the Air l'ho comprato, ma l'ho regalato a mia madre, che è follemente innamorata di quella serie. Io invece sono comprata Mr. Wrong e penso che questo me lo leggerò, me lo porto, che poi non ho mai fatto questa distinzione, quest'anno mi è presa di fare la distinzione dei libri estivi, me lo porterò sotto l'ombrellone, penso che mi farà compagnia, anche perché Mr. Wrong è molto molto carina, molto divertente come serie, mi ha fatto tanto compagnia. Se volete la potete anche recuperare su Mediaset. Poi abbiamo Sara Morgan, Su e giù per Manhattan. Questa è la serie Da Manhattan con amore, è il primo, come si dice, il primo volume, di cui, allora, devo essere sincera, per fortuna che non ho letto questo per prima, ma io ho letto per primo Miracolo della Quinta Strada. No, non ve lo posso spoilerare, fa parte dell'altra parte del bookshelf tour. Però diciamo che se avessi letto prima questo libro, è carino, perché è carino, però per quanto mi è piaciuto Miracolo sulla Quinta Strada, questo è stato un po' al di sotto delle mie aspettative. Però sono quei libri di quando avete voglia, di vibes proprio di New York, perché su questo lei è bravissima. E ci sono dei libri, non so, io amo viaggiare, no? E il mio sogno del cassetto è andare appunto a New York. Ci sono quei libri che leggi proprio perché hai voglia di perderti un po' in quel mondo, così come per le serie TV Sex and the City. Cioè, io quando guardo Sex and the City ho gli occhi a cuore, sia per gli outfit di Carrie, ma soprattutto anche per la città, tutto come la fanno vivere, così come Gossip Girl. Voglio andare a New York. Poi andiamo avanti con, ecco qui ad esempio, Distruggo un po' la Felicia Kingsley, che dovrebbe stare tutta vicino, e invece no, ne ho messi solamente due, con Cenerentola, una Cenerentola a Manhattan, stavo per dire una Cenerentola col pallone, ma no, Roberto, non ti ricordi manco il titolo del tuo libro, mi confondo sempre. E questo è il primissimo libro che io ho letto di Felicia Kingsley, molto bello, è un retelling della favola di Cenerentola, secondo me è il più romantico che ha scritto. Ogni volta sono molto in difficoltà quando devo pensare al libro preferito di Felicia Kingsley, non so mai se rispondere una Cenerentola a Manhattan o La verità è che non ti odio abbastanza, ma perché in quel caso è la protagonista femminile che mi fa impazzire, proprio tutto diciamo lo sviluppo che Alexis Sloan, se questo è il nome della protagonista, datemi un premio, vi prego, perché io non mi ricordo mai, non mi ricordo il nome neanche del mio titolo, figuriamoci. Anzi, piccolo disclaimer, in questi giorni, appunto, pre-uscita di The Beauty and the Dark parte 2, lo sto rileggendo milioni e milioni di volte dopo la correzione e tutto quanto. Sapete che avevo il dubbio sul cognome di Raphael, cioè che è il protagonista del mio libro. Ho fatto, Roberta, sei pessima, pessima, fatti una cura de fosforo. Comunque, quindi, molto bello questo di Felicia Kingsley. Se non l'avete recuperato, recuperatelo. Poi la copertina è molto da delle vibes, molto da favola, quindi molto carino. Poi abbiamo, aspettate che lo tiro fuori, Prima Gregola, Non innamorarsi. Allora, sapete perché questo mi è piaciuto tanto? Perché è diverso. Prima Regola, Non innamorarsi ha delle vibes in piccolo, perché naturalmente, cioè, non voglio paragonare questo libro al capolavoro del Codice da Vinci o di Angeli e Demoni, perché per me Dan Brown quelli sono i suoi due capolavori immensi. Però chi gli piace quell'aspetto un po' Indiana Jones, il mistero dei Templari, no, il mistero dei Templari, quello con Nicolas Cage, stasera me lo voglio vedere. Io amo quei film, colpa di mia sorella, e questo libro dà delle vibes molto molto simili, perché appunto c'è questa ricerca di un tesoro appunto nascosto, intervallata da una storia d'amore molto molto tenera. Quindi io penso che la Felicia Kingsley abbia fatto delle ricerche pazzesche per questo libro, super super consigliato, non forse per la storia d'amore, è presente, perché è super presente,
niente, ma dà delle vibes più l'aspetto un po' mystery di ricerca. Molto bello, in realtà, se ci penso, è quello che ho letto più velocemente. Poi io, da quando uscivo Cenerentola col pallone, ho questa, tranne per l'ultimo che è uscito, perché ancora non l'ho letto, ho sempre avuto un po' la mia cosa di voler leggere i libri di Chrissy Kingsley proprio il primissimo giorno d'uscita, e quindi questo appena uscito sono corsa in libreria e l'ho letto subito. Per finire appunto l'angolo verde Tiffany barra azzurrini, abbiamo invece Anchor di Ezelvania, che appunto mi ha voluto regalare questo libro, ma bellissimo. Io ho conosciuto Ezelvania, Chris in realtà, su Instagram. Mi ha appunto regalato, ha voluto che io leggessi appunto il suo libro. Molto molto bello, Sentate alla ricerca. Quindi avrete capito che intanto è un self-publishing, e per chi non conoscesse questo mondo, buttatevi, perché nasconde delle piccole perle il self-publishing, dei libri veramente intensi, molto più belli a volte di quelli che proprio vengono pubblicati dalle case editrici. Ora, è una sorta di... Io non sono brava con le definizioni, l'avrete capito, non sono brava con le definizioni dei colori, niente. Misteri lo possiamo chiamare? Per chi l'ha letto, aiutatemi nei commenti. Ambra, aiutami tu nei commenti, come se fossimo in diretta. Sì, penso che si possa definire un mystery, perché c'è tutta una parte di un giallo alle spalle legata al passato appunto della protagonista, ma... Io mi sono innamorata del protagonista maschile, Cade. Allora, se lui si chiama Cade, io oggi posso dire... Allora, lei è Azalea. Forse la mia memoria sta guarendo! Cade, mi sono innamorata tantissimo di questo libro. E poi continueremo, perché ho già intravisto un libro. Continueremo questo discorso andando avanti con il video, perché lui è un militare. Quindi io ho scoperto che non sono gli sport romance, bellissima roba, tu scrivi sport romance, non sono gli sport romance, non sono gli office romance, qualsiasi cosa. Tra il genere contemporaneo, perché gli storici sono a un gradino superiore per me, però nel genere contemporaneo, quando torno nel mondo del 2022, mi piace tantissimo leggere i military romance, ma io proprio adoro follemente il fascino del soldato, mi conquista. Ho fatto un video di 25 minuti in cui mi ero ripromessa che non l'avrei più pronunciato nel Bookshare Tour, ma lo devo pronunciare, perché sapete perché io ho questo amore per i soldati? Tutta colpa di Alexander del Cavaliere d'Inverno. Lui è un soldato, il fascino del soldato, bello e dannato. Non si può, non si può, quindi è colpa sua, non lo volevo nominare, però dai, è stata una breve menzione. Ok, ho un attimo avvicinato l'inquadratura e adesso iniziamo con... Questa, ho fatto bene a fare solamente, so già 13 minuti e io, help quanto parlo. Allora, partiamo da questa parte. Allora, no, aspettate, questi intanto sono i miei segnalibri, quelli che uso ultimamente, pastellosi. Allora, iniziamo, ecco appunto, dai due libri che avevo steso per fare da, come dire, da blocca, come si chiamano? Mamma mia, i blocca libri, vabbè. Per non far crollare tutto. Allora, intanto questo qui di Ninja Analytics, che ve l'ho fatto vedere, se non sbaglio, no, in un TikTok, anzi, seguiteci anche su TikTok a me, Ambra, perché lì facciamo un sacco di unboxing e cose particolari, e me l'ha regalato lei perché vogliamo studiare i segreti, tra un milione di virgolette, del mondo Instagram. Comunque no, in realtà informarci, perché i social sono sempre, no, in continuo cambiamento, e ci piace comunque stare al passo con i social che noi amiamo tanto, siamo in tutte le piattaforme di Ambra, quindi vogliamo essere in qualche modo aggiornate. Quindi questo è da aprile, io Ambra inizio, no, siamo ad aprile, quindi Ambra, quando è che iniziamo a studiare? Iniziamo a studiare. Poi ci sta questo libro molto carino, Lost in Austen. È un libro, cercatelo su Amazon, è una piccola chicca. È un libro, diciamo, interattivo, perché tu leggi il primo capitolo, però poi passi da un punto all'altro in base alle scelte che fai, e tu diventi una delle protagoniste. Infatti qua dice: crea la tua personale avventura dei romanzi di Jane Austen, perché diventi una protagonista appunto dei vari libri di Jane Austen, e
puoi scegliere il tuo destino, quindi con quale, quindi, sì, con quale dei personaggi maschili ti arriverai a sposare, non per forza Mr. Darcy, non per forza Knightley di Emma. Quanto ho amato quel film, il film Emma, vedetelo, quello però con Gwyneth Paltrow, spettacolare. E puoi finire con Colin, si chiama Colin, se si chiama Colin, oh, questa è la giornata del se si chiama Colin il prete di Orgoglio e Pregiudizio. Puoi finire quindi con personaggi belli o anche meno belli, e se non sbaglio ci sta anche un percorso in cui muori, non vorrei dire una, cadi in un pozzo se non sbaglio, mi sembra che io una volta ci sono caduta, quindi lo voglio rifare in realtà, voglio vedere questo percorso alternativo dove mi porterà. Poi andiamo avanti con questi due che sono caduti, mi sembra giusto, poi li metto a posto. Allora, abbiamo due storici molto molto vecchiotti. L'uomo del mio desiderio di Joan Lindsay, e questo è bellissimo. È uno dei libri, allora, questi, io per avere questi due ho fatto due pazzie. All'epoca non esistevano gli ebook. Quando appunto li ho comprati, o se esistevano, era comunque no, no, quando li ho comprati, no, neanche esistevano in realtà. Calcolate che io per avere questi due libri, questo l'ho pagato sui 40 euro, questo mi vergogno quasi a dirlo, 90, perché erano i libri che più chiacchierati nei forum. Non esisteva neanche Instagram, non esisteva il mondo bookstagrammer, figurati TikTok, quindi il mondo BookTok. E io stavo tutte le sere perennemente, invece che su Instagram, sui forum. Ce n'era uno, non so se ancora esiste, Romance Forum Free. Se esiste ancora, sicuramente troverete le mie discussioni infinite, a volte veramente anche le litigate per difendere dei libri. E questi erano i libri più in hype, no? Quelli che diremmo virali sul mondo TikTok, solo che non esisteva gli ebook, quindi se li volevi recuperare per forza nell'usato, e questi erano talmente virali che erano super super costosi. Questo è uno storico, e rientriamo un po' per chi ha sentito il podcast dell'altro giorno nella realtà del cliché lui povero che poi diventa improvvisamente ricco, ma se non l'avete letto e lo volete recuperare, non vi spoilero perché il come diventa ricco è un bel colpo di scena, bellissimo. Joan Lindsay è una delle mie autrici di storici preferite, questo è il mio preferito suo. Poi ha scritto anche una serie dove ci sta un pirata, ma lì sono altre storie. E vorrei vedere in realtà se adesso esiste di questo l'ebook, perché sarebbe bello rileggerlo. Guardate quanto è vecchiotto, l'ho letto, riletto migliaia di volte. E anche questo, La Dama delle Nebbie, super super pagato, super famoso. Guarda, cioè, guardate che edizione super vecchia, però questo calcolate che è ambientato in Scozia, lui, il Lord del Maniero, sapete quelle ambientazioni proprio da Belle e Dannato anche in questo caso, perché non vi vorrei dire niente, ma anche negli storici ci stanno i Belli e Dannati. Cioè, adesso che avete visto la seconda stagione dei Bridgerton, perché sicuramente avrete visto tutti quanti la seconda stagione, non vi siete innamorati tutti di Anthony, anzi, Anthony non è un Belle e Dannato, è bellissimo. Ci sono dei romance che sono molto Anthony, anche di più. Poi andiamo avanti. Dovrò mettere tutto a posto dopo. Andiamo avanti con Eaten with Us. Libro che mi ha fatto tanto soffrire perché mi ha messo veramente in dubbio me stessa. Perché mi sono sentita debole. Ci sono stati dei giorni in cui non riuscivo a leggerlo. Perché riuscivo a perdonare cose che forse non si dovrebbero perdonare, ma al tempo stesso io sono convinta che il protagonista, uno dei protagonisti maschili, Riley, non sia un mostro. Sono convinta che non esista il bene e il male, ma esistono tante sfumature di realtà, diverse, e che lui, fosse meritevole di perdono dalla protagonista, non lo so, però mi ha fatto sentire male. Al tempo stesso, però, qui abbiamo ci sono tante realtà all'interno di questo libro, quindi la tematica della violenza sulle donne che ti fa spezzare letteralmente dentro. Ma abbiamo anche un bellissimo Friends to Lover con protagonista Atlas, che è un personaggio che soprattutto, ora devo essere sincera, io nel passato
non mi sono tanto innamorata di loro due nel racconto del passato, perché comunque qui è un racconto che si va a smezzare tra presente e il passato della protagonista, in cui c'è Atlas. Ma quando appare nel futuro, Atlas ha lasciato un segno nel mio cuore, quindi veramente molto molto bello. Intravedo le prime cose nascoste. Allora, forse però qui poche. Sì, qui poche, dai, in realtà. Abbiamo al Rare, il secondo Rare che ho partecipato a Roma, c'era questa coppia, la 32 su 100, quindi sono tra le 100 fortunate che avevano questa coppia di Felicia Kingsley, che è la novella di Due cuori in affitto, che io ancora devo leggere in realtà, nonostante dicano che sia molto bella e che c'entrino i cactus, il nostro primo capitolo. E non l'ho ancora letta perché lo leggerò prima di leggere, non so se prima o dopo di leggere appunto Due cuori in affitto, che poi in realtà ho anche, poi, oh! Queste, allora, in realtà sono andata troppo avanti, non mi si vedeva più. In realtà, sono bellissimi questi sonetti di Shakespeare, li ho nascosti semplicemente perché erano troppo più bassi rispetto agli altri libri, ma tutti i libri che vedete nascosti dietro in realtà avranno questa motivazione e non mi piaceva come stavano vicino agli altri, solo per questo. E poi Vampire Knight, se volete parleremo anche dei fumetti, perché io sono stata una grande amante dei manga e degli anime. Il mio preferito Vampire Knight, perché ho un'ossessione per i vampiri, e sto rileggendo in realtà la serie perché voglio arrivare a leggere. Cioè, voglio leggere tutta questa, la Memories, che è una nuova serie per chi, diciamo, ha già letto Vampire Knight, sa che è uscita da poco, questo continuo che tutti noi meritavamo, perché tutti noi meritiamo di sapere cose in più di zero. Per favore, se avete mai visto o letto Vampire Knight, ditemi che siete Team Zero e non Kaname, perché io Kaname non lo potevo proprio vedere. Poi andiamo avanti. No, sto creando un casino. Poi andiamo avanti con uno storico, Lisa Kleypas, L'amore che viene. Questo è il suo primissimo libro che va a richiamare un po'. Che poi la copertina, dalla copertina sembra un contemporaneo. Cioè, a voi vi sembra questo uno del un uomo del 700, 800? No, a me. Comunque, dicevo, è il primissimo libro scritto dalla Kleypas e se vogliamo un po' si vede, è un po' diverso dal suo stile. È bellissimo perché è bellissimo, però si vede che era uno stile ancora acerbo, che ancora non aveva trovato quella realtà spettacolare che a me ha fatto innamorare. Quindi molto bello, è anche il più storico, se vogliamo, tra tutti, e ricorda molto Via col vento, per chi l'ha visto, il film bellissimo con Clark Gable, mi veniva Rhett Butler, che è il nome del protagonista del film e non dell'attore. Quindi è la storia della guerra appunto civile americana e il contrasto appunto tra l'amore tra un nordista e un... Lo sai che non mi ricordo? No, lui è uomo del sud, quindi tra un sudista e una nordista, proprio come in Via col vento. Molto molto bello. Lo vorrei rileggere perché in realtà l'ho letto tantissimi anni fa. Non mi dite che questo è il primo libro, ah no, c'è, l'ho letto nel 2014, 28 agosto 2014. Mi sembrava strano perché io scrivo sempre le date, però vedete perché è carino, perché poi dopo tanti anni vai a vedere, diciamo, quando l'hai letto. Poi abbiamo, di questo non vi posso parlare perché l'ho comprato al Rare, ci sta anche infatti il segnalibro, penso sia uno storico, no. La bibliotecaria di una piccola città non avrebbe mai sognato di incontrare e innamorarsi di un uomo come Nicholas Ames. No, non mi sembra. Un ex operatore. Ah! Ma questo è un. Oh, mamma mia! Lo leggo ora, quindi non lo rimetto neanche in libreria, perché questo è un military romance. Oh my god, lo devo recuperare, mi piace. Quindi pensate, l'ho comprato, è vecchiotto, si può vedere, ma non l'ho ancora letto. Questo lo devo assolutamente recuperare, quindi va di corsa nel. Ora perché sto leggendo The Average Sam, ma va di corsa nel. Guarda, sono 24. Roberta, basta, non ti fermare più. Poi abbiamo una novella, Un regalo d'amore di Lisa Kleypas, molto molto carino. In questo caso parliamo di uno storico. Non è detto con la Kleypas perché è scritto anche contemporanei, ma in questo caso sì. Sono molto molto belli e le sue novelle a volte regala queste.
chicche ai lettori, soprattutto durante le feste, diciamo. Poi ti amo, come lo hanno detto gli uomini famosi, perché ho visto Sex and the City, il film, il primo. Ricorderete la scena famosa a letto tra Carrie e Mr. Big, dove non mi parlate della serie nuova perché io non la voglio neanche vedere perché so cosa succede e cioè proprio i brividi. Di Carrie che legge a letto a Mr. Big la lettera di Beethoven, se non sbaglio. Quel libro in realtà non esisteva neanche in America, se l'erano inventato appunto ai fini del film, ma è piaciuto talmente tanto che è stato creato un libro, ed eccolo qui, dove ci sono appunto tutte le lettere degli uomini famosi. Poi abbiamo Kathleen Woodivis, Il fiore sbocciato, bellissimo. Ah, per me tutti i libri della Woodivis sono bellissimi, però in questo caso forse se vogliamo è il mio meno preferito di tutti quelli che ha scritto, e se vogliamo lo possiamo denominare un friends to lover perché loro si conoscevano sin da bambini, erano piccoli, poi si sono un po' persi di vista, ma nasce appunto Il fiore sbocciato, nasce l'amore sboccia tra i due. Poi, per tornare al discorso dei military romance, chi mi conosce sa, io ne ho una vera ossessione, infatti qua sta uscendo il bigliettino, perché questo è stato il regalo di Veronica, una ragazza che ho conosciuto su Instagram, nel mondo Bookstagram. Abbiamo parlato tanto di questo libro, è stata per me naturale volertelo donare per il giorno più bello, il giorno in cui sei nata. Spero che possa piacerti questo libro e che possa regalarti tante emozioni. Quindi me l'ho voluto regalare per il mio compleanno e lo voglio leggere il prima possibile perché non ve ne posso parlare appunto perché non l'ho letto, però è un military romance e chi mi conosce sa di questa mia ossessione perché per me hanno un certo appeal i soldati. Rewind di Kat Sherman, una bellissima lettura, è l'unico libro che ho letto della Sherman, ma il suo stile mi ha talmente conquistato, molto poetico, molto come piace a me, che voglio recuperare anche gli altri. Non so se in copertina, cioè in cartaceo o in ebook, perché le copertine, devo essere sincera, diciamo, a bassa voce, le copertine degli altri libri. Io sono molto fissata con le copertine, lo sapete. Questa, secondo me, è la sua più bella. È una storia d'amore molto, molto particolare. Ambientata in un college, preparatevi perché c'è un colpo di scena che, oh my god, non ero pronta. Però fa vedere quanto in realtà il protagonista maschile sia semplicemente diverso. Mi ha stupito piacevolmente, leggetelo perché, ripeto, è molto poetico con quelle frasi a effetto, molto, se vogliamo, Kirashel, molto Erin Dume. Io quando intendo stile poetico intendo quello, quindi bellissimo. Poi, l'ho spezzata, ebbene sì. Arriviamo agli scomparsi di Chiar di Luna, è il secondo volume della saga dell'Attraversa Specchi. È un bel mattone cicciotto, ma bellissimo. Se vogliamo, è il mio preferito della saga, in cui Thorne e Ofelia iniziano ad avvicinarsi, iniziano a comprendersi, a mettere da parte i loro ostacoli, nonostante con loro si debba soffrire e anche tanto, però bello, bello, intenso. Non ho ancora letto il quarto, non so se avrò mai il coraggio di leggerlo. I primi tre me ne sono fatta una buffata in 10 giorni neanche, sono veramente bellissimi. Una scrittura magistrale da parte dell'autrice, proprio belli, belli, belli. Tutto il world building sensazionale che ha creato. Peccato che per ora almeno non verrà creata una serie TV, ma per volere della scrittrice, perché ha talmente il terrore che venga rovinato che non ha acconsentito alla serie TV, nonostante le sia stata chiesto. Ma effettivamente immaginarsi un mondo dell'Attraversa Specchi è molto molto difficile, quindi io ho paura che nel renderla una serie TV o un film possano fare qualche macellotto. Arriviamo agli ultimi due. Qui arriviamo a The One, che è, ora lo sapete che non mi ricordo, mi sembra il terzo o il quarto. The Selection, del terzo, è il terzo della saga appunto di Selection, bellissimo. Con questo, se non sbaglio, finisce la saga dei due protagonisti maschili e poi con The Heir inizia quello della figlia. Non vorrei dire una cavolata, però i miei ricordi ricordano appunto così, però no, mi sembra che sia così. Cioè, è così, guardate che belle, cioè io solo per le copertine, calcolate, li comprai. Poi ho trovato delle belle letture che secondo me potete leggere veramente facilmente.
facilmente perché alla fine è corto, fanno compagnia, sono scritti bene, molto a favola, però ripeto, in un mondo distopico, con un principe veramente molto particolare che però saprà catturare il vostro cuore e vi farà anche un po' arrabbiare, però soprattutto nel primo libro, in The Selection. E poi, altro motivo per cui io amo i military romance, Beyond, il mio amore, il libro con il quale ho scoperto Alice DC, il libro che mi ha cambiato, il libro che ho amato follemente, il libro che mi ha fatto piangere, il libro che mi ha tenuto sveglia fino a tardi. L'ho iniziato, ancora me lo ricordo, un sabato pomeriggio, stavo a casa un po' malata e lo leggo su il Kindle, lo scarico con Unlimited. È anche questo un self-publishing, quindi per farvi capire quanto il mondo self nasconda delle bellissime sorprese. L'ho iniziato, Ambra stava leggendo un'altra cosa, le mando subito un messaggio e le dico: Ambra, leggilo, dobbiamo leggerlo insieme. Ma dalla primissima pagina io lo capisco subito quando un libro mi piace, quando so che entrerà, difficilmente sbaglio, e infatti non ho sbagliato, mi ha conquistato. E Alice, poi abbiamo, io sia io che Ambra, abbiamo scritto delle parole talmente belle ad Alice che ha deciso di regalarcelo con una dedica, perché mi ha conquistato. E in questo caso lui appunto è un militare e ha un vissuto talmente bello, è ambientato poi in un ranch, quindi gli dà un valore aggiunto. Guardate la copertina spettacolare con i due visi in contrasto. Se volete farvi una coccola in un pomeriggio, fa ancora freddo, soprattutto a Roma sta diluviando adesso, copertina, cioccolata calda e tisana. Si è interrotta improvvisamente la registrazione, forse la memoria sta per impazzire, quindi me la smetto anche perché abbiamo effettivamente finito. Dicevo, passerete un pomeriggio spettacolare. E niente, ho parlato tantissimo, più dell'altra volta, nonostante fossero meno i libri. La prossima volta dobbiamo accorciare. Roberta, accorcia le parole. Sì, penso che la memoria mi stia abbandonando, quindi un grande bacio, un forte abbraccio, altrimenti non vi posso dare neanche i saluti. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se li avete letti, quali sono i libri che vi hanno incuriosito, quelli che vorreste recuperare. Fatemi sapere tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!